Nami, è quel giorno. Siamo arrivati dopo un po' di mesetti, oggi. Che si fa? Esattamente, ora vi racconto tutto quanto. Ti raccontiamo anche a te, Nami? Ci vuoi venire in moto con papà? Dovresti prendere la moto che aveva Hagrid, così ce la metti dentro. Piccolo riassunto degli episodi precedenti. Ho preso una moto, un Super Duke 1290, l'ho super modificato, l'ho fatto diventare super potente, ci sono andato in pista, in strada, ovunque, fino ad ottobre del 2023, dove ho preso un muro in curva perché c'era dell'olio per terra. Non è stata colpa mia, ma la moto si è rotta, quindi è andata in riparazione. Da quel momento sono partito, ha iniziato a fare freddo, avevo bloccato l'assicurazione perché ero fuori. Ovviamente, come ben sapete, qui nel garage ho altre moto. Ho utilizzato il 390 Duke di Emily perché è l'unico qui in garage che in questo momento ha l'assicurazione attiva. Perché l'890 di Ale, che in questo momento non lo stiamo usando perché ha l'assicurazione bloccata anche lui. Anche qui la R1 è solo pista, quindi non ha l'assicurazione. E di base non ho più avuto un minuto libero per dire ora esco in moto, vado a fare un giretto, né tantomeno la voglia di farlo col freddo. Le temperature si stanno rialzando, la voglia di andare in moto su una moto un pochino più potente del 390 c'è, quindi oggi andiamo ufficialmente a iniziare la riparazione del mio Super Duke. La domanda principale che si sono fatti in molti è: dove stava la moto in questi mesi? E dove volete che sia stata? Da P&D a Milano, come al solito. Eccola lì quanto mi manca. Guarda che bella! Mi avete fatto le coccole quando non c'ero? Sabella, coccolata. Ve la ricordavate sta meraviglia, eh? Vista così c'è poca roba, però alla fine sono tante piccole cose che vanno a fare un bel prezzo. Dov'è che è la rotta? Allora, fondamentalmente, vabbè, ci sono delle cose che sono proprio di natura estetica e altre cose che invece sono un po' più funzionali. Visto che mi pare di ricordare che adesso questa moto qua sarà utilizzata fondamentalmente per fare tutto e anche soprattutto per pistare un po' più Sì. spesso, allora abbiamo deciso che quelle estetiche, visto che in pista magari la scivolata sta un Capita. po' più all'ordine del giorno, quelle lì le tralasciamo. In questo cerchio purtroppo Ha preso una bella botta. e il cerchio ricordiamo che era un leggero. E questo qua è un forgiato, Esatto, è il cerchio della RR che è molto più leggero sulla moto. quindi cambiamo quello davanti, quello dietro facciamo un ritocchino perché è solo qualche segnetto là che vediamo sulla spalla. Poi andiamo a sostituire queste parti qua delle pedane che sono un po' mangiate. Andiamo a sostituire questa barra che si è stortata e si è mangiata. Sul resto, alla fine, saranno più ritocchi, quindi andiamo a fare un ritocchino qua sullo specchio, perché tanto poi magari in pista li togliamo. La leva non facciamo niente perché c'è un segnetto. La parte della carena, che ci sono dei difetti in carena, li facciamo direttamente col wrap, probabilmente sempre dai nostri amici di Wrap Cambiamo questo tampone qua perché Ecco. fondamentalmente un po' il suo l'ha fatto, quindi lo Sì, rimettiamo nuovo, in caso di esatto. un'altra scivolata tornerà a fare il suo lavoro. Diciamo che la cosa che incide maggiormente è questo cerchio qua. Mi sa che abbiamo anche il manubrio, no? Cambiamo il manubrio. Qui c'era questa ammaccatura bella pesante sullo scarico completo Acra, solamente che è un danno estetico. Ora ce lo teniamo e va bene così, se no erano tipo 600 euro in più. Sì. Ah, mi sa che pure qua sotto manca un E gli pezzo, no? manca la protezione del forcellone che ha fatto il suo dovere, Esatto, ha protetto. ha protetto, e quindi adesso lo andiamo a riapplicare. Durante la caduta qui l'ho graffiata, quindi tutte parti che esteticamente dobbiamo ritoccare anche col wrap. Comunque, questa moto è veramente bella. Loro mi hanno proposto di venderla, passare al 1390 magari, ma probabilmente rimaniamo con questa tutto quest'anno. Non credo che la venderò, lo sai? Questa ormai l'hai cucita su di te, va tenuta, la metti in salotto Questo è questo. il 8. Ah, giusto, poi ovviamente facciamo un tagliandino. Sì, facciamo un tagliandino perché non ha tanta strada la moto, però è passato un po' di tempo dall'ultimo, visto anche l'uso che quando la usi ti diverti, quindi facciamo un cambio d'olio, ripristiniamo un po' i liquidi, diamo un'occhiata in generale, in ingegneria, facciamo qualche aggiornamento software, cioè, ci sono un paio di richiami, ma di minore entità facciamo anche quelli. Facciamo E tutto. dopo Oh, tocca aspettare quanti giorni? Due, tre? un paio di giorni. Poi di giorni. Quando avevo detto la prima volta dovevamo riparlo a dicembre, mi sembra, che volevo riparlo a dicembre col freddo, vabbè, perché ora ando in moto. E loro mi fanno, ma abbiamo tanto lavoro, comunque, di aspettare tanto lavoro a dicembre. Questo è l'unico concessionario che lavora pure a dicembre, cioè sei incredibile Sì, noi facciamo 15 giorni di pausa a gennaio e basta, poi per il resto fortunatamente si lavora sempre. comunque. A Milano. Cioè, no, perché sono i motociclisti veri a Milano. L'anno scorso sono andato tutto il periodo col freddo a congelarmi, quest'anno l'abbiamo saltata, ma recupereremo Sì, perché recuperiamo col botto. Inizia il periodo pista, inizia il periodo passi di montagna, ce li facciamo tutti. E
giriamo un po', c'è anche un viaggetto. Ma qui la vedo un po' storta. Togliamola. Togliamo. Togli la targa. A che serve? Mi ha appena detto che sopra c'è un 1390 Super Duke. E io di persona ancora non l'ho visto. Eccola. Ma è bella. È un po' più cattiva. Ma pure qua è molto più cattiva. Il sedere un po' più corto, la cosa un po' più corta. Quella comodità di Emily. Bella, prendo anche lei. Vai, ce l'hai questa disponibile? Stanno arrivando adesso. Era niente, se c'era adesso che uscivo fuori con quella prendevo. Ma invece niente, è andata male oggi. Io attendo, me la vado a scattare in pista. però questi sono carini, dai. Sono più cattivi. Sembra il cattivo di Ant-Man. Te ne l'anno scorso quando venivo e compravo? Sì. Sono finiti per tempi. Ma no, riprendiamo quest'anno. No, sono finiti per tempi quando venivo e compravo. Adesso, se vuoi, posso venire a testare. Perché i soldi sono finiti. Però è bella comunque, lo sai che... Però guardandola dal vivo, vaffanculo, c'ho il dubbio di nuovo. Via, andiamocene. Non guardiamola. O forse sì, la guardiamo ancora un po'. No, non la guardiamo. Non la guardiamo. Non ti guardo. E non guardami con quello sguardo. Che è come il cagnolino, appena mi ha guardato negli occhi, ho ceduto. Concluderemo questo video direttamente nel fine settimana, quando mi arriva la moto da qualche giorno, e ci andiamo a fare un giretto. Torna il Super Duke, che bello! Era la cosa che mi mancava di più in assoluto, mi stavo mutando sotto. Momento extra video, la moto la andiamo a ritirare domani, cioè in realtà già adesso è pronta. Preparatevi, perché questo che vi sto per far vedere secondo me è un mio piccolo capolavoro. Eccoli i nostri modelli. Madonna, quanti sei brutti oggi. Mica, ma almeno sistema di un attimo. Cazzo, ma c'è il piede del cane. Loro due li vedete sempre sul sito, Riccardo e Ale. Io vi dico una cosa, ora vi do i vestiti, sarà la migliore felpa della vostra vita. Voi direte, non è vero, non è possibile. Scommettiamo, 500 euro. Porca troia! Ma se mi li dai, guarda. Mi schifo. Ah, l'hai fatta garzata, bravo. Quanto è comoda in vita? C'è anche da indossare, senti l'elasticità. Come elastica, come comoda. Non so, pensavo fosse stretta, però elastica. Guardate io lo specchio. Ci sta di brutto. Guarda il petto. Io che non ho petto, così mi si risalta il petto. Sono enorme, sembra che c'ho la tuta di Dragon Ball. È una manetta comoda sotto, larga. Garzalini non è molto pesante, anche per il periodo primaverile sarà perfetta. Qui sotto non fa panza. Cioè, volete che sei obeso? No. Il primo shooting era la metà. E rimane larga sotto, quindi non ti fa l'effetto proprio super attillata, anche perché è elastica. E sopra rimane stretta sul petto. Qui c'è dei punti di cucito fatti studiare in una certa maniera. Sì, infatti, sono non tira, ti ci puoi allenare, che comunque è una felpa da palestra. E più, cosa bella, ve le leggerete poi con calma. Ci sono tante frasi, sia motivazionali, sia alcune meme. La cosa che ho fatto anche sulla pump cover è non mettere un logo, cioè una scritta gigante qua, renderla più clean, molto più bella da indossare. Minchia, in posa, oh, bodybuilder, ragazzi. Altro che foto per il sito. Non spingere quasi le spalle in avanti, non i gomiti. Tu ne sai, Tu ne sai, Finito a mezzanotte e mezza. La felpa è micidiale. Spero si sia capito, non solo dal video, ma anche dallo shooting, perché comunque è difficile far capire quanto è buono un item. Quanto realmente salta questa felpa in muscoli, è difficile farlo capire. Cioè, c'è uno studio dietro questa felpa incredibile. Io sono innamorato di queste tre felpe. Probabilmente la modellistica di questa felpa me la ruberanno altri brand competitor, perché ho veramente fatto un capolavoro, così come l'ho fatta sulla Flex T, che esalta molto i muscoli, ma anche sulla Compression Muscle T. Ho studiato per filo e per segno ogni capo. Si vede sia da come viene indossato dagli atleti che ci si allenano, dalle persone che comprano. Ho fatto proprio un bel lavoro, mi sto proprio impegnando tanto. Trovate il link in descrizione a Camizon col nuovo drop, andate a dare un'occhiata. E perché no, utilizzare il codice FOIS10 se dovete comprare, avete il 10% di sconto, quindi risparmiate. E ufficialmente la mattina dopo quello che avete appena visto. Ciao Emily, lei è una peste, ma ci stiamo abituando, la stiamo addestrando. In realtà è molto ubbidiente, c'è solo il problema del mordicchiare e del fare pipì e cacca in casa, e soprattutto al capannone. Tolto quello, poi è un bisciù de cane. Ciao amore, vado a ritirare la mia motina. Ciao. Che poi gira, parentesi, è pure una giornata di merda, perché fa freddo, c'è la nebbia, è tutto umido per terra. Io non vedo l'ora che torni l'estate. Uno per andare in moto e due per il freddo al capannone. Quando smetterò di avere freddo nel capannone sarà un grande successo. Momento ritiro. Guarda qua, tornata. Abbiamo fatto un pochino.
di restauro qui sotto, tampone cambiato, questo qua è stato limato leggermente per evitare di far vedere che era completamente rotto, anzi quasi non si percepisce. Qui abbiamo fatto questa piccola correzione che aiuta particolarmente col colore. Pedane cambiate, paracarter rimesso, più avanti è il cerchio nuovo, quindi va anche rifatto il wrap. Abbiamo anche rifatto questa? Sì, rimesso a posto anche questa. Ovviamente questo qua abbiamo cambiato che ha fatto il suo modesto lavoro. Non dovevi regalarmi questi grazie davvero. Non PND, ha pagato tutto Ale. Di tasca, grazie, quanto era? 2000 euro? Vabbè, ma veramente. Di più, la madonna, io me ne vado, mucco. Totale. Dove abbiamo fatto il ripristino per quei danni che c'erano e il tagliando, 2850. Quanto cazzo costa il cerchio? L'anno scorso ce l'avevamo i soldi per fare sta roba. Okay. Io devo aprire una palestra, io ho un milione di investimento, cosa devo fare? Il cerchio costa 1373 euro. Cavacca. Mi sono fatto il ritorno col diluvio, c'era un freddo che voi non avete idea, sono tutto zuppo. E comunque bentornato a casa. Questa qui probabilmente sarà la moto con cui farò tutto il mio percorso pista quest'anno, perché io quest'anno, come l'anno scorso, ma molto di più, perché quest'anno lo faremo quasi una o due volte a settimana, farò un percorso di pista con tutti i pazzi per la pista. Li conoscete, ve l'ho già fatti vedere tantissime volte l'anno scorso. Tra poco riaprirà la stagione, già quasi tutti i corsi sono pieni. Io ho già prenotato qualcosa come 30-35 corsi. Se vedete corsi Misano, Mugello, Cremona, mi raccomando, vi lascio anche il link di tutti i pazzi per la pista in descrizione, prenotateli perché mi trovate a me in pista. Nelle piste grandi andrò con la R1, mentre nelle piste piccole, quelle tipo Maggione, Castelletto, andrò con lei, col mio Super Duke, perché questa qui nelle piste un po' più piccole mi fa divertire tantissimo, è devastante. Poi torneremo a farci video e spero vivamente di vedervi con me in pista con tutti i pazzi, perché ci divertiremo quest'anno, impareremo ad andare più forte in moto, faremo qualche bel tempo sul giro e soprattutto andremo in maniera più sicura in strada. Con questo giochetto della caduta ci costa alla fine 2800 euro. Mi coglione al cacchio. E tante cose manco riparate tutte, capito? Costa quando casca la moto. Noi ci vediamo al prossimo video. Ricordatevi che è uscito un nuovo drop Okami Zone con le super felpe. Ho sotto in descrizione e col codice FICE 10. Le pagate anche meno. Ciao raga, ci vediamo al prossimo video.